uno legittimamente, prima di per 5-10, poteva avere nel suo programma delle funzioni che si chiamavano 6, ok? E quindi uno per chiamarle avrebbe chiamate esattamente nello stesso modo. Allora, con use feature direbbe: all'interno di questo pezzo di codice io sto utilizzando questa specifica caratteristica di per 5-10. Quindi voglio che tu attivi i controlli sintattici del caso. Okay? Questa è una facilitazione per chi, ad esempio, ha un sistema software già costruito, vuole fare un passaggio di versione e quindi per fare in modo, per attivare le verifiche che, come si dice? Sì, verificano che il programma vada bene per 5-10, si fa in questo modo. Ok? Scusa, Sì. ho capito che ha indicato che quella variabile conteneva un valore esadecimale mettendo 0x. Non ho capito come abbiamo detto a Perl che gli stavo dando un valore ottale, quello Ah sì, 0x10 no, non l'ho poteva. detto. Non l'ho detto, infatti, grazie. Allora, la particolarità che denota che un valore che sto assegnando è ottale è lo 0 di fronte al numero. Ok? Mentre invece per quanto riguarda il binario è lo 0b. Ok? Andiamo avanti. Pausa, devo fare un po' di magheggi qui perché questo abbiamo fatto. Sì. Quando ho messo gli underscore, Sì, certo, è solo per facilitare il lettore umano del vostro sorgente, si possono eliminare senza problemi. Ok? Le operazioni aritmetiche, vabbè, sono le solite, ce ne sono un po' particolari che magari in altri linguaggi si scrivono diversamente, come ad esempio asterisco asterisco indica l'elevamento a potenza, così come il resto. Qui, proprio per arrivare più velocemente a cose molto più interessanti, non ve le spiego, insomma. Guardatevi Perlop e saprete tutto sugli operatori in Perl. Non preoccupatevi però perché tutte le cose particolari che sono diverse rispetto agli altri linguaggi in Perl, ve le faccio vedere via via che mostriamo altri programmi più interessanti. Questa era la slide 6, 7. Non è possibile. Scusate, non capisco perché non ce la sento. Veniamo a un tipo di scalare più interessante. È anche un programma classico che si mostra quando si fa vedere un linguaggio di programmazione. Allora, lasciatemi ripetere un'altra volta. Use strict, controlli per programmare meglio. Warnings, attivazione di tutti gli altri controlli che non fanno fallire il programma, ma vi danno dei suggerimenti per migliorarlo e vi indicano potenziali problemi che si verificheranno in futuro. Use feature save per dire ok, stiamo usando per 5-10, per piacere attivami la funzione predefinita save. Okay? Finalmente poi abbiamo myString, my$string, quindi valore scalare, valore unico dentro, la dichiariamo e la definiamo. Molto semplice, è una stringa di caratteri, ciao mondo, e poi con sayString scrivo, sì. Ma la use feature l'ho data comunque o solo se io ho per rischio di avere le funzioni nuove e se non le attivo così non funziona. Se si toglie use feature save, vediamo cosa succede. Allora, eseguo il programma con use feature save, bene? E qui c'è qualcosa che sta funzionando molto male. Facciamo
Facciamo che prima della pausa vi fidate per il funzionamento di programmi, scusate, ma devo mettere a posto delle cose. Se lo eseguo in questo modo, ok, lui mi dice, mi stampa ciao mondo e va a capo. Se tolgo use feature say, la cosa che mi dirà è, oh, guarda che stai chiamando una funzione say di cui io non so nulla. Ok, quindi il messaggio d'errore che dirà, che stamperà, è undefined function say inline eccetera eccetera. Ok? Un'altra maniera per definire delle stringhe è definirle su più righe, se volete incorporare all'interno della stringa stessa il new line. Questa è solo una maniera alternativa per scrivere questo. Qui la cosa che ho fatto è stato modificare i singoli apici in doppi apici in maniera tale che sapesse come interpretare le sequenze di carattere speciale. Un esempio di sequenza di carattere speciale è slash n che indica vai a capo, okay? E quindi la stringa è del tutto equivalente, bene? Però è meno leggibile. Okay? La versione che vi ho mostrato prima, qui torniamo subito, è questa, non contiene sequenze di caratteri speciali ed è evidentemente una stringa su più righe. Come tale la stampa. Praticamente il succo di questo esempio di programma è che gli a capo all'interno di una stringa vengono interpretati come tali. Ok? Ancora sulle stringhe. Ecco appunto quello che dicevo prima. Per usare caratteri speciali, o meglio sequenze di caratteri speciali, dobbiamo usare gli apici doppi. Ok? Quindi, se venite da altri linguaggi, magari avrete visto che il singolo carattere è con il singolo apice, la stringa è con i doppi apici. In Perl si può utilizzare o l'uno o l'altro. Ok? Però bisogna sempre tenere presente che i doppi apici sono più potenti, nel senso che fanno fare al Perl una serie di traduzioni della vostra stringa che vi danno una potenza di fuoco maggiore, non so come dire. In questo caso è testo con slash t, sequenza speciale che indica un carattere di tabulazione. Quindi se lo stampiamo è testo con, vai un po' più a destra, tabulazione. Ok. Un'altra cosa da tenere presente mentre si scrive delle stringhe, il backslash serve anche per quotare caratteri speciali. Ok? Quindi in questo caso ho una stringa delimitata da singoli apici all'interno della quale ho però un apice. Come faccio ad esprimerlo? Ci metto uno slash davanti per dire questo carattere che viene dopo, in questo caso l'apice, non interpretarlo come se fosse un vero e proprio apice, perché altrimenti terminerei la stringa, avrei una serie di caratteri successivi che non vogliono dire niente perché non sono in un contesto in cui posso specificare dei caratteri così, e in generale il programma si romperebbe. Per scrivere stringhe di questo genere potete fare in questo modo. Vediamo un altro esempio. Il metodo di prima è scomodo e difficile da leggere. Ok, allora potete passare semplicemente ai delimitatori di stringa che non vengono utilizzati all'interno della stringa e la scriverete per bene. Chiaro questo esempio, no? Fermatemi se dico delle cose incomprensibili. Ma continua ad essere scomodo, perché qui ho i doppi apici, l'apice all'interno che vabbè, l'ho già risolto prima, però dentro ho ancora dei doppi apici, ci devo continuare a quotare. Allora, che strumento vi dà il Perl per scrivere stringhe di questo genere più
rapidamente e in maniera più leggibile, c'è più di un modo per delimitare le stringhe. Q, graffa, chiusa graffa in fondo e dentro ci metto quello che mi pare. Ok? Perché mi sto qui a soffermarmi su queste cose? Perché poi le trovate nei programmi per davvero, cioè, non è un vezzo che poi cade in disuso. No, no, si trova abitualmente e quindi ve lo faccio vedere. La Q è un'abbreviazione di quote, ok? Perché stiamo definendo una stringa che è quella all'interno delle graffe. Però l'altra cosa fondamentale delle doppie virgolette è che oltre ad attivare la interpretazione di caratteri speciali, delle sequenze di caratteri speciali, attivano anche la cosiddetta interpolazione. Ok? Cioè, se avete un nome di variabile all'interno di una stringa e la stringa è delimitata da doppie virgolette, allora quando andrete a stampare la stringa, il nome della variabile, dollaro nome, quindi una variabile scalare che, come vediamo nella riga precedente, contiene la stringa Angela, quella variabile verrà sostituita dal suo valore. Okay? Questa cosa si chiama interpolazione. Quando leggerete la documentazione vedrete, a proposito di variabili più complesse e così via, il doesn't interpolate, vuol dire questa cosa qui se la mettete in una stringa non funzionerà in questo modo, normalmente però sì. Va bene? Ma allora abbiamo i problemi di prima. Sì, sto andando a capo. Per tutte le cose che abbiamo detto prima, che abbiamo risolto in toto con l'operatore, è un operatore Q aperta e chiusa graffa, se volete la versione comoda, cioè quella che fa le interpolazioni, sostituisce le variabili e così via, usate il double quote. Mnemonicamente, quote singolo apice, double quote, cioè QQ, è il doppio apice. E qui vedete che possiamo fare tutto, mettere apice all'interno della stringa, metterci delle variabili che verranno sostituite, metterci dei doppi apici e così via. QQ, anche questo è molto tipico all'interno dei programmi. Okay? Quindi, ripeto, fateci l'occhio perché lo troverete. Quindi uno se mette poco tutte le volte non sbaglia mai? No. Sì, direi che come default... tra l'altro c'è un libro che si chiama Perl Best Practices, che è un libro scritto da Damien Conway. È un po' discusso, nel senso che non tutte le cose che è praticamente una collezione di suggerimenti per programmare meglio. Okay? Una delle cose che dice a proposito delle stringhe è: ma sentite, usate sempre il quote, in particolare usate il quote quando dovete scrivere una stringa di un solo carattere, perché diciamo per esigenze tipografiche, proprio di leggibilità, se scrivete, non so, avete bisogno di avere una stringa nel vostro programma che è il carattere punto, per qualunque ragione vi possa venire in mente, ok? Le cose che ci siamo detti finora è che potete scrivere my stringa uguale apice, punto e virgola. Okay? Oppure my stringa uguale doppio apice punto e virgola. Okay? Tutte queste soluzioni, ripeto, è una banalità, però migliora la leggibilità del programma. Tutte queste soluzioni hanno come si dice, lo svantaggio di essere piccole, no? E quindi di attirare poco l'attenzione del lettore. La cosa che suggerisce Damien Conway, che è l'autore di questo libro, è di usare nel caso di stringhe di un solo carattere sempre quote. Va bene? Perché è meno facile perderselo nella lettura del programma. Una cosa che secondo me è saggia e andrebbe ricordata è che i programmi sono incidentalmente per il calcolatore che li deve eseguire. L'uso più tipico è per il lettore umano al quale state comunicando un'idea con il vostro programma. Okay? Quindi secondo me dovreste ottimizzare per questo tipo di uso del programma e quindi renderlo più leggibile. Sì? Un'altra cosa, se all'interno di, vabbè, in questo caso nome, cognome, ci fosse stato un carattere di escape, quindi mettere FN, con l'interpolazione mi sarebbe andato a capo? Sì, okay. Perché in questo caso avremmo una variabile con dentro una stringa. Cioè lui prima
praticamente fa l'interpolazione, quindi tra poi la nuova stringa e quella del visualizzare, andando a visualizzare l'interno. Sì. Ok. Altri operatori? Sì. Invece io mi chiedevo se ci fossero delle parentesi graffe. Sì. Per il quote, se uno avesse le parentesi graffe nella stringa. Facciamo una prova, perché non mi ricordo se si possono utilizzare anche altri delimitatori per gli operatori di quote. Stesso delimitatore. E double quote. Sì, sì, proviamo subito. Quindi, l'esperimento quale potrebbe essere? Ops. Fatemi fare così, maestri. Mamma mia. Qui mi dovrete ricoverare alla fine per... L'esperimento è questo che stavamo dicendo? Sì, più che altro se appunto dentro la stringa c'è lo stesso carattere che tu usi come... Come terminatore della stringa. Come, sì, esatto, in questo caso sono le parentesi. Allora, quindi, per essere più completi sarebbe questo il caso. Allora, my stringa 1, diciamo, uguale Q, oddio. Stringa avevo capito bene? Sì. Ok, qui il sospetto è ho il terminatore della stringa dentro la stringa e poi in fondo la stringa, però sarà abbastanza furbo da interpretare le cose correttamente, vediamo, non so. Quindi gli dico di stamparla, è morta lì. E già che ci sono, mi faccio stampare anche. Ok, prima di eseguirlo, fatemi percorrere tutto il resto del programma perché ho fatto delle modifiche. Allora, un po' di operatori utili per le stringhe, e qui stiamo parlando di concatenazione. Le prime quattro istruzioni avete visto, le ho aggiunte subito, e credo sia chiaro il problema che vogliamo un po' sperimentare. E poi c'è nome, cognome. Poi definisco una nuova variabile nome completo che è la concatenazione, e qui l'operatore nuovo è il punto, della variabile nome di uno spazio, che quindi per accogliere il suggerimento di Damian Conway di cui parlavo prima si potrebbe più correttamente scrivere così, perché sia evidente che lì dentro, che lì c'è un carattere, punto cognome. Ok? Quindi, scritto così com'è, questo programma mi aspetto che fallisca. Vediamo. Per le prime due istruzioni, no? Allora, vado dentro un terminale. Come faccio a aprire un terminale? Su qualcosa prima che mi ha rotto il Perl chiamato da Vim e non capisco cosa. Grazie. Sostanzialmente mi serve un terminale dal quale accedere alla su quello di quella X. No, lo posso fare anche da qui, cioè. Questo è il sì, sì, lo puoi fare. È 0.17, vediamo se... Sì, lo puoi fare da qua. Ok. Sì, insomma, ho fatto un po' il giro... Sto eseguendo il programma come l'ho appena modificato, cioè con quella stringa problematica come prima istruzione. E lui cosa mi dice? Bevel found where operator expected. Near... Q stringa spazio, chiusa graffa, eccetera. Che succede qui? Lui ha interpretato la graffa chiusa che io intendevo
carattere dentro la stringa come l'effettiva terminazione della stringa, e poi si è ritrovato dove si aspettava il carattere di terminazione dell'istruzione, cioè il punto e virgola, oppure un operatore per continuare l'istruzione, si è trovato una bare word. Questo è un termine che troverete spesso anche dall'inizio programmando, cioè una parola nuda, diciamo, cioè una cosa che non sa interpretare in nessun modo, non è una stringa, non è una funzione che gli è nota, che se nel caso avessimo una funzione problematica qui dentro, ok? E invece trova quella roba lì. La morale è che è sbagliato scrivere le stringhe in quel modo, ok? Quindi qui c'è un errore. Una maniera per toglierlo è fare il quote del carattere di terminazione. Vediamo se funziona. Ok. Quindi, stringa problematica, abbiamo visto come risolvere il caso del quote con caratteri a loro volta speciali dentro. Abbiamo visto anche che il delimitatore di una stringa usando quote non deve essere necessariamente la graffa. Quindi grazie per la domanda, perché abbiamo visto una cosa non prevista, diciamo. Posso usare anche delle tonde. In generale, caratteri come si dice, bilanciati, che mi piacciono, anche le quadre, per dire. Li usate a seconda di quello che poi avete dentro la stringa, sempre con l'intento di rendere più leggibile possibile il programma. Qualunque carattere, io posso mettere anche, se non c'è nella stringa, A minuscolo e A minuscolo, A di più lunga, mi funziona uguale. Non credo. Sì, sì, proprio naturale. Ah, grazie. Allora... Però qua ce l'hai, ma... C'è la sì. Ah, quindi lui praticamente controlla semplicemente il bilanciamento di, rispetto alla presenza all'interno. E Quix secondo me è un'altra cosa particolare, comunque provo subito. Sì, però in questo caso non ha modo di disambiguare il caso di una funzione che si chiama Quix ciao X, no? Quindi proviamo anche con la... Ah, là abbiamo detto che non si può, allora facciamo così. È questo il caso? Quindi, molto interessante. Qui, se vedete il messaggio d'errore, dice bare word QAE not allowed by strict subs in use. Ok? Strict subs... Lui è uno dei controlli di strict di cui parlavo prima, ok? Quindi lui ha interpretato quell'istruzione lì, myString uguale QAEA, come myString è uguale al valore restituito da una funzione, da una subroutine che si chiama QAEA, ok? Quindi non è una stringa delimitata dai due A, è un nome di funzione. La funzione non esiste. Avendo acceso strict, lui mi blocca prima che riesca ad eseguire il programma. Non riesco. Comunque, il succo del programma era questo, cioè l'operatore di concatenazione. Sì? Possono annidare gli operatori più, cioè nella cosa che sono c'è per esempio, quello prima, quello del... lo slash potevo mettere un graffa. No perché cioè dirmi se ho capito bene, esatto, cioè, e qui dentro la graffa non so, un altro creato, voglio solo sapere se si possono annidare. No, l'unica cosa che puoi fare è l'interpolazione, ma con una variabile. Oops. Altro operatore interessante è l'operatore X, che è l'operatore di ripetizione. E anche qui, praticamente, nella variabile blaterare, dopo l'esecuzione dell'istruzione, ritroverete la stringa bla ripetuta 5 volte. Ok? Molto, molto semplice. A volte è utile per scrivere dei banner a schermo, così, anziché scriverlo voi, lo fate fare a lui. Ok? Tra l'altro è un operatore particolare perché è un carattere alfabetico, è un po' una,
una cosa strana. Quindi sono incontrate, sapete di cosa si tratta. Tra l'altro è anche uno dei pochi operatori che richiede uno spazio prima, per ovvia ragione, nel caso in cui ci sia una variabile, mentre invece normalmente potete scrivere le espressioni aritmetiche o comunque le espressioni in generale un po' come vi piace, andando a capo e così via. E forse ho finito? No. Potrebbe fare delle risultati degli ultimi due anni? Sì. E che quindi erano il 18 e il 17? No, 18 e... Allora, lo 0.17 che a questo punto dovrei avere nella sua versione... no. Allora, di tutto o... Solo... No, solo certo. Originale. Ok. Allora, quindi il valore atteso è Maria Spazio Rossi. A capo, perché sto usando 6. Il punto è la scontatura della posta. Sì. Te lo dimostro. Maria Rossi a capo. Mentre invece lo 018, che non mi ricordo più cos'era. Ah sì, la ripetizione, lo eseguo subito. Okay. Sempre a capo perché c'è 6. Il punto è l'unico operatore di concatenazione o ce ne sono altri? È l'unico operatore di concatenazione. Non è un trabocchetto che c'hai in mente qualcosa per vedere se... No, no, è l'unico. Solo trasformo con... No, perché col più delle volte si... No, no, il più è... Il più, almeno che nessuno abbia fatto overload, perché si può fare anche l'overload degli operatori, è l'operazione aritmetica di addizione. Ok? Operatore di confronto, qui si comincia un po' a entrare in quelli che non esistono in altri linguaggi o si scrivono in maniera molto diversa, ok? Gli operatori che vi vado a mostrare riguardano il confronto lessicografico, cioè praticamente, diciamo, l'ordine alfabetico, compreso anche i confronti tra numeri. È scorretto, se avete delle stringhe di caratteri, utilizzare gli usuali operatori di confronto, minore, maggiore, maggiore uguale e così via. LT, GT, LE sono less than, greater than, less or equal, greater or equal e equal. Ne manca uno che è NE, che è not equal. Cioè se volete verificare che due stringhe non sono uguali, utilizzate NE. Ancora una volta tutte queste cose sono sempre in per loro. Ok? È fondamentale fare farci l'occhio e soprattutto ricordarsi che gli operatori di confronto numerici non sono quelli di confronto lessicografico, ok? Quindi dovete sempre sapere in che contesto siete, cioè che tipo di confronto effettivamente volete. Ecco più. Allora, questa è una caratteristica che fa storcere il naso agli utenti di altri linguaggi, e però a volte è comodo. Allora, qui ho uno scalare chiamato dollar numero, ricordate, sig dollaro vuol dire valore scalare, con dentro il valore 10. Poi ho un altro scalare che si chiama stringa, dollaro stringa, con dentro una stringa composta di un solo carattere che è 5. Che cosa succede se uso l'operatore più di somma aritmetica? Vediamo che cosa fa questo programma. Che è il numero 20. Ok? Però che cosa ha fatto? Ha detto, oh, sai che quella stringa mi sembra proprio un numero? Infatti era un numero. Allora lui, silenziosamente, e senza neanche dare un warning, ha detto, la converto in numero, faccio la cosa che probabilmente tu stai intendendo. Infatti si dice di solito, do what I mean. Ok? Effettivamente ci ha azzeccato. E l'ha sommata a numero. Ok? Vediamo un caso un po' bastardo, se mi passate il termine. Qui c'è una cosa che con un po' di sforzo si potrebbe interpretare come un numero. Vediamo cosa succede. Ho salvato? Sì. Allora, lui ha restituito 15, però ha anche mostrato un warning. Ok?
Senti, l'argomento 5A, con tutta la buona volontà, si